Alleluia. Pace al Signore a tutti, Dio vi benedica. Siamo in diretta su Radio Fede Italia e anche su Facebook, quindi diretta Facebook video, per quanti invece vogliono seguirci in radio, quindi solo in audio, basta andare su www.radiofeditalia.it. Dio vi benedica a tutti, benvenuti famiglia di Dio a questa diretta particolare, perché oggi abbiamo la cena del Signore, quindi preparate pane e vino in un modo tale che possiamo fare la cena del Signore assieme e poter usufruire di queste benedizioni anche di internet. Padre, nel nome di Gesù noi allarghiamo il nostro cuore a te questa sera, ti ringraziamo con tutto il cuore per quello che fai, per quello che stai facendo e per quello che farai per noi. Grazie di questo servizio di culto online, Signore, grazie per come Tu benedirai il Tuo popolo, dando la pace, dando la salute, la guarigione, la forza, la vittoria. Grazie che Tu sei pronto a darci tutto quello che Tu, Signore, hai predisposto per noi. Come dice nel libro degli Efesini, capitolo 1, verso 3, Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, nei luoghi spirituali. Nei luoghi spirituali noi entriamo nei luoghi spirituali con la preghiera, con l'adorazione, con la musica, e a te vogliamo dare tutta la lode, la gloria e il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen, amen. E amen. Oh.
ti ringraziamo. Alleluia. Perché tu ci sei, tu sei il re di ogni cosa e noi ti riconosciamo questo, Signore nostro Dio, grazie, il re grazie, della nostra grazie, vita, nel grazie, nome grazie, di Gesù, grazie, Signore, grazie, Padre. Regno e governo sopra i tuoi figli e la Chiesa, grazie Padre, grazie, tutto grazie, ciò Padre. Che è lo dico nome, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia, 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 gloria a te, Signore. Amen. Contemplare
Padre, dalla tua presenza, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Signore, vogliamo essere sensibili al tuo spirito, alla tua parola, Signore, con tutto il cuore. Signore, visita tutti coloro che in questo minuto stanno gridando a te e tutti coloro che sono scoraggiati. Consolami tu, il tuo Spirito Santo, nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria, gloria, gloria a te, nome, Signore. Lode al tuo nome, Padre. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia. Oh, grazie, Gesù. Scrivere il Salmo 91, Signore, per la nostra protezione fisica, morale e spirituale. Tu hai fatto scrivere il Salmo, hai ispirato il Salmo 91 per gli ultimi giorni, Signore. Hai ispirato il Salmo 91 dove noi possiamo ispirarci, dove noi lo possiamo cantare, dove noi possiamo leggere, meditare, insegnare, perché chi dimora nel riparo dell'Altissimo dimora all'ombra dell'Onnipotente. Alberga all'ombra dell'Onnipotente, e noi lo vogliamo cantare come questo canto, lo vogliamo meditare, Signore, nelle scritture, lo vogliamo leggere, lo vogliamo memorizzare, perché è il salmo degli ultimi tempi. Noi ti ringraziamo, Signore, per questo salmo 91, che è la protezione per la nostra vita. Quando tu ci dici, Signore, che mille cadranno al nostro fianco, 10.000 alla nostra destra, ma a noi non si accosterà. Non significa, Signore, che tu fai differenza, Signore, ma che tu fai differenze di fede, differenza
di chi ti cerca. Tu hai detto, Signore, in Malachia che tu farai vedere la differenza tra colui che ti serve e colui che non ti serve. Tu ami a tutti, Signore. Come dici la tua parola, ami a tutto il mondo, Signore, nella stessa maniera, ma i tuoi figli sono particolari perché loro, dice il profeta, raccolgono le tue parole come dei fiori, Signore. Si inchinano davanti a te, li raccolgono. Noi ci inchiniamo e quelle che si inchinano hanno una maggiore protezione da parte tua. E noi ci inchiniamo davanti al Salmo 91, Signore, perché è la tua parola. E la vogliamo meditare, la vogliamo proclamare. La vogliamo, Signore, gettare nella faccia contro ogni opera del diavolo, contro questa pandemia, nel nome potente di Gesù. Perché 1000 cadranno al nostro fianco, 10.000 alla nostra destra, ma a noi non si accosterà, nel nome di Gesù. Alleluia. Amaro del Signore. Dell'Onnipotente. Signore, noi ti ringraziamo con tutto il cuore, perché bene e benignità ci accompagneranno tutti i giorni della nostra vita, se siamo fedeli sempre a te. E noi dobbiamo essere fedeli, Signore, in ogni cosa, Signore, ti benediciamo, Signore. Gloria, benediciamo anche gloria, questa offerta gloria. Che si fa per l'avanzamento del tuo regno, Signore. Benedici tutti coloro che stanno dando e abbondali in ogni cosa, nel nome di Gesù.
Amen. Amen. Gloria a Dio, gloria a Gesù, grazie Signore. Vogliamo prepararci per la parola di Dio. Alleluia. Mentre qui cerchiamo di stabilire il tutto. Ok. Allora, devo un attimino togliere qualcosa, mettere qualcosa. Allora, mentre ci prepariamo ad entrare nel gregge di Dio, allora, mentre ci prepariamo ad entrare nel gregge di Dio, come stavo dicendo, voglio dare un saluto a tutti i nostri fratelli, sorelle, amici che siete in ascolto questa sera. Aspettate che abbasso un pochettino le pecore. Allora, un saluto a Ilenia Zaccone con tutta la sua famiglia, sorella Veronica Macalli, Elisabetta, Dio vi benedica. Ancora Vincenza Pellitteri, Dio ti benedica. Allora, aspettate che chiudo tutto. Poi con la sua famiglia Vincenza Pellitteri, poi ancora Sebastiano Patanè, Dio vi benedica. Sorella Jeanette, Joshua, fratelli Pino Arca di Pane, Rosellina, Dio vi benedica. Francesco Nicastro dalla Germania, Pino Arca di Pane, Massimo Pera, Dio vi benedica a tutti. Sorella Teresa Vecchio. Ancora abbiamo Roberto Callari, Sonia Zaccone, Dio vi benedica, Angela Iacono, poi sorella Carmela Sandoro, Dio ti benedica, Enzo e Matteo, ancora Rosalba Frazzetta, Dio vi benedica, Marco Scariolo, Salvo, mi sembra la Spina, dalla Germania, Dio vi benedica, Meliani Castro, Stefania Zanaboni, poi ancora chi abbiamo qui? Abbiamo Annalisa Donofrio. Poi abbiamo sorella Federica Di Bennardo, Raimondo Lorre, Dio vi benedica, Liliana Cacciatore, dice la sorella Angela, è bello rivedervi, sembra siate qui con me a tenermi compagnia, amen, gloria a Dio. Lo giudice Maria Paola, poi ancora sorella Cristina Pasquali, Dio ti benedica, Silvana Ignazio De Marco, Rita Fusillo e poi tutti gli altri che vi aggiungete a questa diretta, questa meravigliosa diretta che poi diventerà per alcuni poi una replica. Oggi parleremo, sempre siamo sulla serie delle pecore, stiamo per ora meditando, riflettendo, vita di pecore, questa è la serie che stiamo studiando con la parola di Dio, poi facciamo la cena del Signore, per cui preparate pane e vino e assieme faremo la cena del Signore, pane e vino. Quindi oggi parleremo sempre la serie vita da pecora. Perché vita da pecora? Perché si può fare anche, si può avere una vita da capra. Quindi l'opera di Dio è basata sulle pecore. Gesù è il buon pastore, lui parla sempre delle pecore. Per cui vita da pecore. Molti dicono, io non voglio essere una pecora, un pecorone. Beh, se non vuoi essere una pecora, un pecorone, può essere un caprone, può essere una capraccia. E poi ti farò vedere che nell'ultima sessione, penso che sarà l'ultima domenica, l'ultima serie sulla vita da pecora, parleremo perché Dio separa le pecore dalle capre, perché Dio ha fatto questa netta distinzione tra le pecore e le capre, ci ha dato un messaggio, c'è un messaggio lì dentro, quindi ci conviene essere pecore di Dio perché le pecore di Dio vuol dire che camminano umilmente, seguendo e servendo il Maestro. Allora, stasera... Il tema di stasera è i quattro doveri della pecora. La pecora ha quattro doveri. L'ultima volta abbiamo visto le armi, le sette armi della pecora. Oggi invece vedremo un piccolo PS per tutti quelli che vi siete persi gli insegnamenti in merito a questa serie. Li potete trovare sempre su Facebook e li potete trovare anche su www.radiofedeitalia.it. Potete trovare queste predicazioni, questi insegnamenti, li potete scaricare, tutto gratis. Ha pagato il sangue di Gesù, tutto gratis, per cui però non disdegniamo che se volete aiutarci a portare avanti la nostra missione basta contattarci e vedremo come benedire la nostra missione della radio e della Chiesa.
Allora, quali sono questi quattro doveri della pecora? Il primo dovere della pecora è seguire e ascoltare il pastore. Seguire e ascoltare il pastore. Questo lo troviamo in Giovanni al capitolo 10. Prendiamo assieme Giovanni al capitolo 10. Giovanni capitolo 10, leggeremo il versetto numero 4. Per cui, qual è il primo dovere della pecora? Seguire e ascoltare la voce del pastore. La Bibbia dice in Giovanni 10:4, dice, e quando ha fatto, parla del pastore, e quando ha fatto uscire le sue pecore, dice, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Notate, dice che quando lui li ha fatti uscire, poi lui si mette davanti, poi Gesù si mette davanti, poi Gesù si mette davanti, poi Gesù si mette davanti. Significa che tu non puoi, se vuoi essere una pecora del Signore, non puoi andare avanti al Signore. Devi camminare sempre dietro al Signore. Lui sempre deve andare avanti. Quindi in ogni scelta della tua vita, cosa dice il grande pastore? Perché è lui che va avanti. Matteo 6:33 dice, cercate prima il regno di Dio. Prima di ogni scelta, cerca prima di conoscere il regno di Dio. La sua giustizia, tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte. A volte molte persone non vengono benedette perché non mettono davanti Gesù, il pastore, il regno di Dio, ma li mettono in secondo posto, in terzo posto. Non funziona. Per cui Gesù dice che il primo compito del pastore è seguire, ascoltare la voce del pastore. E questo è molto importante che noi lo comprendiamo, fratelli. Quale voce stai ascoltando? Perché la voce che stai ascoltando determinerà la benedizione della tua vita. Ecco perché Dio disse ad Adamo, poiché tu hai ascoltato la voce di tua moglie, la terra è maledetta a causa tua. Per cui il primo dovere di una vera pecora è ascoltare la sua voce, come dice qui, dice che lui fa uscire davanti le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Io non so se tu conosci la voce di Gesù o poi conosci la voce della gente, l'opinione pubblica. Quindi il primo dovere della pecora è ascoltare e seguire la voce del pastore. Tu mi puoi dire oggi, ma come faccio io ad ascoltare la voce del pastore? Guardate, è una domanda molto semplice. Qui c'è la voce del pastore, è la Bibbia, sono le sacre scritture. E poi, grazie a Dio, ci sono altri pastori. In Efesini capitolo 4, versetto 11 dice, Dio ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Poi ci sono i pastori più piccoli, tipo come me. Però se tu vuoi conoscere la voce di Gesù, nella voce di Mario Gozzi, Mario Gozzi non si deve allontanare dalle sacre scritture. Allora, se Mario Gozzi ti cita le scritture, allora questo piccolo pastore ti sta introducendo nel grande pastore che è il Signore Gesù. Ecco perché la Bibbia dice che ad alcuni le pecore non lo ascolteranno. Ci sono predicatori che capisci che c'è qualcosa che non va. Ci sono dei ministri di Dio che predicano, ma tu non senti la voce del pastore nelle loro voci. Perché non ti danno le scritture, ti danno storture piuttosto che scritture. E questo è molto importante che lo comprendiamo. Il primo dovere della pecora è ascoltare la voce del pastore, la voce della Bibbia. Quale voce stai ascoltando tu nei tuoi problemi, nelle avversità, nelle scelte della vita? Vuoi essere una pecora o una capra? Indipendenti, io faccio quello che mi dice il cuore, complimenti alla capra, io faccio quello che altri fanno, io faccio quello che mi viene in testa, io faccio quello che mi dice il cuore. Con questa terminologia, cuore, nel mondo evangelico si è formato un ospedale di cardiologia. Noi non siamo guidati dal cuore. Geremia dice che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Noi siamo guidati dalla parola di Dio, la Sacra Bibbia, che è la voce del grande pastore. E il primo dovere, se sei pecora di Dio,
e ascoltare la voce di Gesù. Gesù un giorno disse: chi è da Dio ascolta la parola di Dio. Va bene, passiamo al secondo punto. Il secondo dovere della pecora è rispettare le altre pecore del gregge. Attenzione, il secondo dovere della pecora è rispettare le altre pecore del gregge. Se venite con me nel libro di Ezechiele al capitolo 34, vi farò vedere che non è solo ascoltare la voce del pastore il dovere delle pecore, ma quello anche di rispettare le altre pecore del gregge. Allora, Ezechiele 34, 17, dal verso 17 in poi, notate qua, ci sono alcuni cristiani, purtroppo, perché non dirlo, che non rispettano le altre pecore del Signore. E questo equivale a non camminare in amore. Dobbiamo rispettare Dio, ma dobbiamo rispettare anche le altre pecore del Signore, perché essendo pecora, tu hai a che fare con altre pecore. Non sei una sola pecora in tutto il gregge di Dio, ci sono altre pecorelle. In Ezechiele 34, 17 dice: quando a voi, pecore mie, così dice il Signore l'Eterno, ecco io giudicherò tra pecore e pecora, tra montoni e capri. Vi pare piccola cosa il pascolare nel buon pascolo e poi pestare con i piedi ciò che rimane del vostro pascolo, o bere acque limpide e poi intorpidire con i piedi quello che resta? Così le mie pecore devono mangiare ciò che i vostri piedi hanno calpestato e devono bere ciò che i vostri piedi hanno intorpidito. Perciò così dice il Signore l'Eterno. Ecco, io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra, poiché voi avete spinto con il fianco e con la spalla e avete dato cornate a tutte le pecore deboli fino a disperderle in giro. Io salverò le mie pecore, non diventeranno più preda, e giudicherò fra pecora e pecora, stabilirò su di esse un solo pastore che li pascolerà. Quindi vedete, Dio dice qui che un altro dovere della pecora è amare i fratelli, rispettare le altre pecore del Signore. Dio dice che giudicherà tra pecora e pecora. Dice: con le vostre cornate avete fatto andare fuori le altre pecore del Signore. Quanti scandali! Quante persone a volte ci sono nelle chiese e a causa loro certe persone non sono più nelle chiese. E loro che non dovrebbero essere nella chiesa si trovano nella chiesa, e quelli che dovrebbero essere nella chiesa sono fuori la chiesa. Perché? Perché con le cornate, con le brutte testimonianze, con lo sparlare, con lo sparlare hanno fatto del male, hanno calpestato l'acqua del gregge, hanno calpestato il cibo del gregge. Quante persone a volte anche nelle chiese calpestano, parlando male magari del pastore, di quello che si fa nella chiesa, e così le pecore più deboli vengono meno. Quindi devi rispettare le altre pecore del gregge. A volte non si pensa che ci sono persone deboli nella fede, e col parlare di certe pecore stanno distruggendo l'opera di Dio, e Dio giudicherà, dice la Bibbia, tra pecora e pecora. E mi piace perché il verso 17 dice il 18: vi pare piccola cosa il pascolare nel buon pascolo e poi pestare con i piedi ciò che rimane del vostro pascolo, o bere acque limpide e poi intorpidire con i piedi quello che resta? Vi sembra già poca cosa che già dimorate nella chiesa di Dio, nella parola di Dio? E poi dice, e poi fate sviare. Se tu sei forte nella fede, inizi a parlare male dei fratelli, della chiesa, in presenza di altre pecorelle che sono deboli nella fede, tu stai distruggendo l'opera di Dio. È come se tu dessi cornate e falli sviare a queste pecore. Infatti qui dice, il versetto mi piace perché dice... dov'era questo versetto? 21: poiché voi avete spinto con il fianco e con la spalla e avete dato cornate a tutte le pecore deboli fino a disperderle in giro. A volte dovresti tacere davanti alle pecore deboli. Paolo un giorno disse ai Corinzi: e per la tua conoscenza il fratello che è più debole muore. Quanti cristiani a volte parlano male dei pastori, dei fratelli della chiesa, in presenza magari dei figli che non sono tanti convertiti, o magari di parenti che non sono convertiti, del marito e la moglie che non è convertita, e poi queste persone li perderanno. Ecco perché un altro compito della pecora è rispettare le altre pecore del gregge. Quindi state calmi nel recinto, state calmi nelle chiese, state calmi con questa qui che può distruggere, ok?
Terzo compito delle pecore, abbiamo detto il tema è vita da pecore, il terzo compito delle pecore è allevare gli agnellini, quindi le anime nuove, le persone che si stanno avvicinando a Gesù, le persone nuove nella fede. La Bibbia ci insegna questo, fratelli. In 1 Corinzi, per esempio, 1 Corinzi capitolo 12, al versetto numero 25, la Bibbia dice così, guardate, molti pensano che è solo compito del pastore allevare gli agnellini, cioè le persone che si convertono, che sono convertite da poco. No, è compito anche dello stesso gregge curare il gregge. E infatti 1 Corinzi 12, versetto 25, dice affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura, le une per le altre. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono assieme. E poi dice, or voi siete il corpo di Cristo e membra ciascuno per parte sua. Quindi è importante che un dovere altre pecore è chiamare una sorella, un fratello, è chiamare qualcuno e dire senti perché non vieni in chiesa, come stai spiritualmente, è un nostro dovere, è un dovere della pecora. Questa è vita da pecora. La vita da capra, la capra pensa solo alla pizza capricciosa, pensa a una vita capricciosa. La vita da capra pensa alla vita di Vasco Rossi, voglio una vita spericolata, voglio una vita maleducata, come ci cantava Vasco Rossi. Ma la vita da pecora si prende cura anche di altre persone, come dice qui, affinché non vi fossero divisioni nel corpo, perché noi siamo il corpo di Cristo, una chiamata, una telefonata, una visita, però le visite sono gradite quando si telefona, attenzione, quando fate le visite, telefonate prima di fare le visite, ok? E quando andate a fare le visite non girate casa a casa, adesso chiedete sempre il permesso di andare altrove, e quando entrate nelle case non vi sedete sopra, sedetevi sopra il divano, non altrove. E quando andate a casa siate rispettosi, molto importante questo. Però la vita da pecora è allevare gli agnellini, allevare quelle persone più deboli, una telefonata, un messaggino. Se uno sta passando un momento di malattia, di problema, mandare scritture di guarigione, incoraggiamenti, dire guarda cosa dice la Bibbia, guarda cosa abbiamo sentito nel culto, incoraggiare gli altri, è vita da pecora, incoraggiare altre pecore del Signore. Ok, vado avanti perché dobbiamo fare la cena. L'ultimo punto è, stiamo parlando di dovere della pecora, l'ultimo dovere della pecora è donare i propri doni. La pecora ha dei doni. Ne ha due in particolare, veramente ne ha tre, però io ne voglio parlare solo di due doni. La pecora ha dei doni. Uno è il latte e il secondo è la lana. Ma ti immagini che noi a volte fondiamo il nostro dovere solo sul pastore. Il pastore, una volta un pastore mi disse, il pastore si prende cura del gregge, ma il gregge si deve prendere cura del pastore. Perché la pecora, parlando di doveri, la pecora ha due cose che deve dare. Uno è il latte, l'altro è la lana. Ma ti immagini il pastore va lì a prendere il latte, a prendere quando è tempo del latte ogni mattina e la pecora dice e lei si rifiuta, no, non ti do il mio latte. Siccome non ti do il mio latte? Io ti tolgo la cacca, io ti porto in verdi pascoli, io proteggo la tua vita dai lupi, io cerco di insegnarti le cose giuste, ti faccio uscire e ti faccio entrare. Poi al momento del latte tu non mi vuoi dare il latte? O al tempo in estate della lana, tu non mi vuoi dare la lana? Cosa pensate che farà un pastore di queste pecore, che la pecora si rifiuta di fare queste cose? Vi do un minuto per pensarci. Avete capito bene, fratelli, cosa gli aspetta questa pecora? La scanna, l'ammazza. Mia moglie dice, e se la mangia lo stesso. Per cui vedete, in 1 Corinzi, guarda se vedete con me, in 1 Corinzi capitolo 9, quindi un altro dovere della pecora è donare i suoi doni. Ogni volta che si parla di dare nella Chiesa, io mi metto sempre nei guai, però un uomo di Dio mi ha insegnato, tu predica la parola e poi nasconditi dietro la parola. In un modo tale che le persone che verranno contro di te sbatteranno nella parola.
sbatteranno della parola. Per cui donare uno dei doveri della pecora è donare i propri doni, latte e lana. Ripeto, è vero che il pastore si prende cura delle pecore, ma è vero anche che le pecore si devono prendere cura del pastore. Le pecore devono essere egoiste, devono pensare al proprio pastore. Ma se il mio pastore non ha il mio latte, come andrà avanti? Se il mio pastore non ha la mia lana, come andrà avanti? Primo Corinzi, capitolo 9, versetto 7. Questo è un verso anticapre. Un verso anticapre. Capite che significa il verso anticapre? San Paolo che scrive e dice: chi mai va alla guerra a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi si prende cura di un gregge e non mangia il latte del gregge? Dico queste cose secondo l'uomo? No, dice queste cose anche la legge. Nella legge di Mosè infatti sta scritto: non mette la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei buoi? Ovvero dice tutto questo per noi? Certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia deve trebbiare con speranza, deve avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra di voi le cose spirituali, forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremo noi molto di più? Noi però non serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. E poi Paolo dice, continua al verso 14, dice: così pure il Signore ha ordinato che quelli che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. Un dei doveri della pecora è quello di donare i propri beni. E Paolo dice: ma chi cura un gregge e ne mangia il latte? Per cui a volte, quando si parla di donare per l'opera di Dio, donare le decime, le offerte per il pastore, per la famiglia del pastore, per il locale, quelle che sono capre danno cornate. Non vogliono vivere una vita da pecora. Vogliono tutte le benedizioni e i doveri del pastore: curare, nutrire, proteggere, ispirare, aiutare. Però quante ore della lana non la vogliono dare, quante ore del latte non lo vogliono dare. Ma la vita da pecora ci insegna questo, fratelli. Proverbi capitolo 27, concludiamo, ora ci prepariamo per la cena. Nel libro di Proverbi, al capitolo 27, dal versetto 23, guardate cosa dice. Proverbi capitolo 27 verso 23 dice: cerca di conoscere bene lo stato delle tue pecore ed abbi cura delle tue mandrie, perché le ricchezze non durano sempre e neppure una corona dura di generazione in generazione. Quando il fieno è portato via ed appare l'erbetta tenera e si raccoglie il foraggio dei monti, gli agnelli provvederanno le tue vesti, i capri il prezzo di un campo e le capre abbastanza latte per il tuo cibo, per il cibo della tua casa e per il nutrimento delle tue serve. Notate che si vive di queste cose. Il dovere di una pecora è donare i propri doni, latte e lana. Quando un ministro di Dio parla di dare, allora lì si vedrà se sei una pecora oppure sei una capra. Perché se sei una pecora del Signore, è normale che tu dai i doni che Dio ti ha provveduto. Poco fa abbiamo letto in 1 Corinzi 9, se abbiamo seminato in voi i nostri beni spirituali, se noi stiamo seminando i nostri beni spirituali nella vostra vita, nella vostra casa, beni spirituali che vi fanno stare bene, beni spirituali che vi aiutano nella fede, beni spirituali che alcuni guariscono e vengono liberati dai demoni, beni spirituali che ti fanno stare bene con la tua autostima, se noi seminiamo i nostri beni spirituali, forse è gran cosa. Se riceviamo i vostri beni materiali, non è una grande cosa. È scambio con scambio, è vita da pecora. La pecora viene protetta, la pecora viene nutrita, la pecora viene aiutata, la pecora viene curata. E se la pecora si rifiuta di dare i propri doni, allora forse è il momento di toccare la testa, perché forse non è pecora, ma è capra. E sinceramente io voglio stare lontano dalle capre. Predicare sul dare mi aiuta a discernere con chi io ho a che fare. Se ho a che fare con le pecore di Dio o se io ho a che fare con le capre del nemico.
e io con le capre non ci voglio avere a che fare. Infatti lì è un test molto importante. È un test molto importante parlare del dare per l'opera di Dio. Perché chi è da Dio ascolta la parola di Dio. Chi è una pecora del Signore sa i sacrifici di un pastore, i sacrifici del togliere la sporcizia, togliere, proteggere dagli animali feroci, dargli della cura adeguata, portarli in verdi pascoli, dargli quegli insegnamenti che li fa vivere, che gli dà speranza, che gli dà forza. È il pastore che continua a curare il gregge, a proteggere il gregge. E lì si vede con chi il pastore ha a che fare, se sono delle pecore o sono delle capre. E questo mi ha dato un grande discernimento per capire che tipo di vita io sto vivendo e con chi sto avendo a che fare, o con delle pecore o con delle capre. Gloria a Dio. Gioele, prepariamoci per la cena del Signore, prendiamo pane e vino, alleluia, mentre cantiamo qualche canto, grazie a Gesù, gloria a Dio, alleluia. Quindi stai attento, fratello e sorella, quando si parla di dare, dici gloria a Dio, io sono un donatore allegro nel nome di Gesù, anche se il diavolo non vuole, anche se mi sussurra nella mente, vai via da me Satana, io sono a pecora del Signore e io devo dare i miei doni, la mia lana e il mio latte al mio buon pastore che mi sta aiutando, che mi sta proteggendo, che mi sta curando, ed è giusto che sia così, perché se tu non vivi una vita di donare, tu non sei una pecora del Signore. Quando è l'ultima volta che hai donato i tuoi beni? Quando è l'ultima volta che hai donato la tua lana e il tuo latte? Dice, pastore, veramente io non ho dato. Pastore, io veramente ho solo ricevuto. Sei una capra. Sei una capra. Non sei una pecora del Signore. Ecco perché è importante che tu non ti attribuisci Sgarbi capitolo 1 verso 5. Capra, 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 ma che sei una pecorella del Signore, perché uno dei doveri della pecora è donare il suo latte, è donare la sua lana, è portare avanti chi lo porta avanti. Questo è il principio, uno scambio di vita per vita. Il pastore dedica la sua vita per le pecore, il pastore si cura delle pecore, ma è vero anche che le pecore si devono curare del loro pastore. Cantiamo un canto, Gioele? Grazie Gesù, oh Signore. Mentre mia moglie sta preparando la cena. Investigate.
nostri cuori, fratelli, per ricevere la cena del Signore. Prepariamo i nostri cuori, prepariamo le nostre menti per ricevere la cena. Se dobbiamo perdonare a qualcuno, facciamo nel nostro cuore, anche a solo dirlo nel cuore, lo chiami per nome e dici: Padre, io voglio perdonare a questa persona nel nome di Gesù. Inizio nel mio cuore e poi tu mi darai l'opportunità di farlo fisicamente. E se non è opportuno, chiederglielo, perché sei stato tu disprezzato. Comunque sia, tu perdonalo sempre nel tuo cuore, sapendo che il perdono non crea relazioni, ma crea relazione con Dio. La Bibbia dice che se uno perdona di cuore a suo fratello, quindi perdona di cuore in questo minuto, perdona tutti i tuoi nemici, perché il perdono può essere l'impedimento alla tua guarigione. Il perdono può essere il non perdono può essere l'impedimento alla tua guarigione, il non perdono può essere l'impedimento alla fede. Signore, noi perdoniamo tutti quelli che ci hanno fatto del male, quelli che ci hanno offeso, in qualche modo maltrattato, o se siamo stati noi a fare del male, perdonaci e lavaci con il tuo sangue, Signore. Nella notte in cui Gesù fu tradito, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, fate questo ogni volta che ne mangiate, fatelo in memoria, in ricordo di me. Mangiamo assieme, fratelli, e riceviamo guarigione nel nostro corpo, nel nome di Gesù. Guarigione ai nostri corpi. Dopo aver cenato, egli prese il calice e rese grazie e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, la nuova ed eterna alleanza, patto fra me e il mio popolo. Fate questo ogni volta che ne mangiate e che ne bevete, fatelo in memoria di me, in ricordo di me. Beviamo assieme il calice, il vino, fratelli, sapendo che il sangue di Gesù ci lava e ci purifica da ogni peccato. Alleluia, grazie Gesù, per le tue lividure noi siamo stati guariti. Per le tue lividure noi siamo stati guariti. Per le tue lividure noi siamo stati guariti. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Per le tue lividure noi siamo stati guariti. Tu benedirai la mia gola e il mio collo nel nome di Gesù. Per le tue lividure noi siamo stati guariti. Per le tue lividure, menziona la parte del tuo corpo che necessita salute, forza, guarigione e dillo: per le lividure di Gesù, Gesù ha guarito i miei occhi. Per le lividure di Gesù, Gesù ha guarito il mio stomaco, il mio fegato, i miei reni, i miei polmoni, il mio sangue, i miei nervi, le mie ossa. Per le lividure di Gesù Cristo, Lui mi ha liberato. Per le lividure di Gesù Cristo, Lui mi ha sanato.
Per le piaghe di Cristo io sono redento dalla maledizione della malattia. Cristo mi ha redento dalla maledizione della malattia. Nel nome di Gesù io parlo al mio corpo e dico come deve stare, sanato, guarito. Io comando ogni dolore, ogni infermità, ogni infezione. Comando nel nome di Gesù ogni spirito di infermità, di malattia, di maledizione generazionale. Se c'è da sistemare DNA, nel nome di Gesù Cristo ci sia salute in questo minuto a motivo della cena del Signore. Per le tue lividure noi siamo stati guariti. Per le tue lividure noi siamo stati guariti. Tu benedirai la mia gola e il mio collo nel nome di Gesù. Per le tue lividure noi siamo stati guariti. Nel nome di Gesù. Alleluia. Vi racconto una piccola esperienza. L'altro giorno mi faceva male la gola, ho iniziato a dichiarare un salmo dove dice in ebraico: Dio benedirà la mia gola e il mio collo. Per accorciare, io ho detto: grazie Signore che tu benedirai la mia gola, grazie Signore che tu benedirai la mia gola, grazie. Ho saltato il verso di sotto. L'indomani un torcicollo incredibile, un malesse nel collo incredibile. Ho preso 3 giorni tachipirina. Il Signore mi ha insegnato la prossima volta, attenzione non è stato Dio, la prossima volta cita la scrittura perfettamente. Io benedirò la tua gola e il tuo collo. Ed è bello citare la parola di Dio così com'è. Signore, benedicici così come siamo. Ogni parte del nostro corpo ne ha bisogno, Signore. E noi abbiamo bisogno di ogni parte del nostro corpo. Ossa, sangue, cuore, midollo osseo, reni, stomaco, denti, gengive. Nel nome di Gesù ci sia la tua benedizione in questo minuto per la potenza dello Spirito. Cuti la rascia, per le tue individure ne siamo stati guariti. Ho detto la prossima volta mi impegnerò a citare il versetto per com'è. Tu benedirai la mia gola e il mio collo nel nome di Gesù Cristo. Grazie Gesù. Lode a te, Signore, per le tue lividure siamo stati guariti. Grazie, Padre.
grazie per il sacrificio che hai fatto per noi, Signore, ancora quando ancora noi non ti conoscevamo, ma tu ci conoscevi prima. Tu ci amati il primo, Signore, noi ti ringraziamo di questo grande amore che hai avuto per noi, Signore, anche se noi non ti conoscevamo. Ma la tua grazia è arrivata a noi, noi siamo stati graziati da te e noi adesso possiamo dirti, Signore Gesù, adesso sì, ti conosciamo, Signore, come Giobbe, mentre sentiva parlare di te, poi ti ha conosciuto, così anche noi adesso ti conosciamo come sei e vogliamo conoscerti ancora di più giorno dopo giorno attraverso la scrittura, la tua parola e l'esperienza personale con te. Ti ringraziamo, Signore, ancora per la tua parola, Signore. Custodisci, Signore, bene, Signore, quello che abbiamo accumulato e fai in modo che nel momento opportuno la possiamo prendere per il nostro bene. Ti ringraziamo, benediciamo tutti coloro che si sono associati a noi in questa riunione, benediciamo tutti nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Grazie Signore che tu aggiungerai anni alla nostra vita e vita ai nostri anni. L'amore di Dio nostro Padre, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, i doni e la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo. Amen. Amen. E amen. Dio vi benedica a tutti, a risentirci a giovedì sempre alle 18:30, sempre su Facebook e sempre su Radio Fede Italia. Dio vi benedica, pace!